Allora, Franco Boiano ospita la prima edizione di Matepolis, un evento unico nel suo genere, possiamo dire. In che cosa consiste? Sì, possiamo dire unico nel suo genere perché consiste nell'unire le persone, il territorio, in un gioco classico come il Monopoli, con una rivisitazione per appunto valorizzare il nostro territorio e puntando su questioni che sono importanti al giorno d'oggi come il riciclo dei materiali, l'energia, la sostenibilità. E nel gioco infatti ci sono alcuni punti dove i ragazzi vengono sottoposti a delle domande e quindi è un modo per imparare cose nuove divertendosi. Tante persone coinvolte, diverse postazioni nel centro di Boiano in un periodo poi particolare, sotto Natale. Certo, abbiamo cercato di fare il possibile insieme ai miei cugini per cercare di partecipare al 30, perché comunque è stato difficile, comunque ci sono le feste, però siamo soddisfatti di quello che è uscito. Abbiamo piazzato un po' di punti per far tenere le persone calde e è uscita una bella cosa. Un evento, Antonio, con giochi, musica dal vivo, street food, pensato per l'appunto per promuovere la nostra regione, le nostre tradizioni, in attesa poi del videogame. Esatto, questa è una demo, è stata preparata per spiegare al pubblico di cosa si parlava e cercare di capire, anche perché essendo demo, mano a mano che uno ci gioca e capisce la situazione, migliora, come ogni app che viene lanciata, poi passa un anno, c'erano i vari problemi e poi la riadatteranno, mettiamo così. Sì. Infatti, scusi se prendo la parola, in ogni tavolo i ragazzi hanno dei fogli per dare dei feedback, perché per noi è molto importante che i ragazzi possano dirci cosa gli è piaciuto e cosa non gli è piaciuto, perché il popolo, nel senso, fondamentalmente noi comunque cerchiamo di unire le due cose, è una sorta di svecchiamento della valorizzazione del territorio, mettiamola così, perché che è anche un po' stancato questa cosa di tirare tutta l'acqua al mulino del proprio territorio che non è calcolato, invece noi lo dobbiamo fare anche in una chiave moderna, anche per le persone che sono andate via e che vogliono tornare, nel senso trovare qualcosa di più moderno, qualcosa di più adattato alle generazioni nuove, mettiamola così. E sì. Anche perché ricordiamo che la prima edizione è un evento unico a Boiano, ma in tutto il Molise. Esatto, è stato molto valorizzato, dobbiamo dire, anche dare a Cesare quel che è di Cesare, che è stato anche molto valorizzato dalla regione, perché il diverso, era il diverso nei progetti, quindi è stato bello valorizzato e spinto. Ci hanno fatto molti complimenti. E poi avete pensato anche ad un premio, la Secret Box. Certo, sì, sì. I ragazzi hanno bisogno di un incentivo, lo sappiamo. Si dice che si deve vincere sempre qualcosa, e per tornare alla domanda di prima, street food, drink and food, music, fa parte della popolazione del sud, che fondamentalmente dove c'è festa ci deve essere anche aggregazione, cibo, musica. Non può mancare.